È che mi manca casa. Ragazzi, quando vedrete questo video, probabilmente saremo morti. Il fatto è che io volevo lasciare a te il compito di... cancellare la cronologia? Anche quello, mi raccomando, cancella la cronologia, soprattutto quella dei porni. Però io parlavo di finire il fumetto, cioè se non lo finisci te e io non finisco il tuo, chi li finisce i nostri fumetti? Tranquilla, ci uccideremo insieme. Ho capito, quindi chi li finisce i fumetti? Ci uccideremo insieme. Dacci tu, ma e che c'è il frigo? Cioè, come facciamo? No? Che frigo, scusa? Oh, merda! Com'è? Si vede? Sì. Fino a qui la testa non c'è. Faccio solo il mio cuore. Ma ti spogli davanti alla telecamera? No, 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 ce la rivendiamo. Una cosa tra le gambe. Wow! Ok, uno, due, sono nella parte sbagliata, mi hanno brutto. Uno, due, tre. Ciao ragazzi! E già non parlo. Io vi stavo doppiando. Ah. Ciao ragazzi! Ciao. Questa era la nostra intervista. Ciao ragazzi! Questa era la nostra intervista doppia. E tu devi dire con guest star Giada. No, veramente? Eh sì. Ciao ragazzi, ragazzi! Con tuo fatto con i miei capelli! Oh, no! Lost Jade aggredisce una fan. Certo. Cioè, qualcuno sta facendo dediche. Ti sto importunando. Vai, prima diceva Emma che fare come fare e chi è fatta, come se vediamo se si vede il disegno. Sì, ma zitta, tu fai le dediche, succube. Sì, non dico niente. Ci ha azzeccato. Materiale per il vlog. Salutate. Dai. Saluta. Saluta. Lara, cosa hai da dire? A tua discolpa. Cosa? Una macchina io. Ma le discolpa. Buonasera mondo. Stanchissime. Oggi è il primo giorno di Rimini Comics. In realtà volevamo fare più video in generale, solo che c'era un sacco di gente. Io sono 90. Lei è a 90, per niente in città. Lei è ubriaca per la mia felicità. No, non è vero, ho bevuto solo un cocktail stavolta. Ed era leggerino, quindi se ne prendo un altro vado giù, però per adesso tengo. Che vuole? No, sta seduto. Aveva tutto il sedere peloso fuori. Che bello! Il sedere peloso fuori. Sì, è meraviglioso. Vabbè, venite. No, venite a trovarci niente perché lo vedranno. No, lo vedrete dopo. Grazie a tutti quelli che sono passati allora. Grazie a tutti quelli che sono passati il primo giorno. E scusate se abbiamo il cervello fuso. Oggi abbiamo fatto una corsa allucinante per venire in stand. Sotto il sole. Sotto il sole, perché purtroppo c'era stato un problema tecnico, quindi ci hanno chiesto di venire prima in stand. Per quello che non abbiamo fatto un cazzo di video. Ciao. Siamo morte totalmente. C'è un sacco di gente che probabilmente ci guarderà male, ma non ci importa. Stiamo tornando putride e sfinite al nostro ovile. Ed è solo il primo giorno. Ed è solo il primo giorno. Ci avete sfiancati. Siamo contentissime. Sì. E in realtà sta andando bene. Si spera che i prossimi giorni siano migliori. Sicuramente lo saranno. C'è un'inquadratura porno. No, non mi fa l'inquadratura porno. Come faccio? Sono troppo alta per le tue tette.
Se quando lo vedete non l'avete ancora fatto, taggateci nelle foto insieme, taggateci nelle dediche, fate quello che volete, insomma. Diteci se i volumi vi sono piaciuti, i suoi no perché fanno cagare. E niente, vi salutiamo. Domani al secondo giorno vedremo un po'. In realtà domani ti farò uno scherzetto. Niente. Che vogliamo dire? Ci fa caldo. Fa caldo. Stiamo andando a Rimini, secondo giorno di Rimini. Siamo in treno, abbiamo corso come al solito perché qualcuno si è sbavata tutto il trucco e quindi se l'è dovuto rifare 25 volte e abbiamo fatto tardi. Li doveva quasi portare in barella. Siamo scusati perché non solo fa tardi, è pure lenta a correre. Niente, stiamo aspettando quella stronza ritardataria di The Lost Jade per andare in fiera. Il tempo è buono. Sono bella. Sei troppo alta per la mia vita. Alzati un po'. Devo stare in squat. Guarda, metto così. Dai, metto così. E niente, qui la gente passa e ci guarda male, ma non fa niente. Non lo sanno chi siamo. Vabbè. E niente, quando arriva Giada ci aggiorniamo. Vediamo il disegno. Ma è storto. Appena arrivate. C'è già un bel po' di fila. Che è caduto? Dun 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 dun. Ma almeno fammi Ania stavolta, sennò sei noiosa. Ma mi chiedo lo step, io che devo fare? A nessuno piace Ania, la verità è questa. Lo dico sempre io. Che culo. Stai iniziando? Sì, sta registrando. Allora, ogni cosa compromettente che dici la sapranno. Stiamo aspettando che... Ecco, brava. Io sto morendo di fame, ok? Noi stiamo aspettando che Giada prenda il panino America Graffiti. Ora io voglio capire. La Giada. Non so se la... non si vede. Vabbè. No, si vede. Noi insomma continuiamo ad aspettare Giada da tutto il giorno. Esatto, vorrei capire perché la mia vita è fatta di aspettare Giada. E comunque niente, la fiera sta andando bene, c'è un sacco di gente, siamo contente e basta, cioè ripeteremo questo probabilmente per 4 giorni. No, l'ultimo giorno direi vaffanculo. Vaffanculo. Where are you, Giada? E siamo così povere che abbiamo il panino da casa, tipo Ron Weasley. Invece lei arriva col panino di America Graffiti come le grandi star. Forza di... Vi faccio compagnia perché... Vai, di qualcosa al mondo. In febbraio, impiccati. Ecco, esattamente. Vedo un sacco di gente con i capelli verdi così comunque. Quindi o ho diffuso una moda o siete dei copioni. O semplicemente sei tu che sei una copiona. Il Verde Betta è un marchio registrato alla SIAE. Alla SIAE è quella che fa le canzoni. Sì, è la SIAE. La SIAE. Infatti, non fa solo le canzoni, sai. Quest'estate uscirà il mio singolo, ascoltatelo tutti su Spotify. Ma poi posso sapere perché tutti fanno i singoli adesso? È arrivata Giada col suo bel panino. Ed è tutto io non dico tutto ciò perché sono assolutamente invidiosa del fatto che noi abbiamo tipo questo. Ma tra l'altro l'ha già mangiato perché è stronza. Lo so, avevo fame, raga. Io voglio quello. L'assoluto di un amore può cambiare con notati al mondo. Cancella la fatica tua riempiendo di poesia un nuovo giorno. Sì, si vede che si annoiamo. Andiamo a spiare Betty. Intanto Giada saluta perché sei una maleducata. Saluta. Ciao. Andiamo a spiare Betta che fa le dediche. Yes. Cazzo, stai facendo la cucca? Io già ero pronta a dirti mi fai sempre l'ale. E non invece... sono te io, mi dispiace. Ma perché te l'hanno chiesta la cosa? Me l'ha chiesta il volume 1, come faceva a saperlo? Volume 1? Sono io che non faccio sempre la stessa dedica. Ma sì, certo che se mi inquadri un aspetta, guarda, ti inquadro così. Guarda che bella che sei. Sì. Però il cesso a pedali. Ogni ambiguità traduce tutto in verità. L'assoluto di un amore può
poesia, un nuovo giorno. Terzo giorno di Mini Comics. Bianco e nero. Bianco e nero come The Week. Stiamo aspettando Giada. Strano. La nostra vita è fatta dell'80% di aspettare Giada. E dobbiamo andare a un pranzo che abbiamo organizzato in segreto per l'editrice di Casa Ubaca che si sposa fra poco. E ciao Ele, se ci stai guardando. Ciao Ele, se ci guarderai. E lei non lo sa, tra l'altro, quindi sarà ancora più divertente. E niente, vi aggiorneremo poi. Betta fa storia festeggiando il matrimonio. No, io non voglio, qualcuno vuole. Festeggiati, salutate un attimo. Sposini, ciao. Ciao. Tanti auguri. Stiamo mangiando delle cose meravigliose, gli spaghetti allo scoglio. Mi sa che è sempre la fila. La cucca. Vedi? Vedi? Prima ho fatto però una Nadia, una Bibi, due Dieghi. Cioè abbiamo lo stand pieno praticamente. Ciao Rossella. Ciao. Salutate. C'è una Momo selvatica. Saluta. Dai. Giada che fa le dediche. Sbaglio ovviamente in questo momento. Vai, torno al lavoro. Allora, finito il terzo giorno di Mini Comics, siamo finite, siamo state al concerto delle Mermaid Melody. Bellissimo! È stato bellissimo, bellissimo, ci siamo divertite un casino. Purtroppo non mi sono portata la videocamera perché non stavo benissimo, sono stupida. E quindi oggi stavo un po' così col cervello in fiera. E niente, non ho connesso, non ho portato la videocamera, ma c'è qualche storia di Betta che vi metteremo sicuramente poi. A pagamento col servizio premium. Sì, lo so, io lo faccio con quello che sto te fai ciucchino, fai legato con gli spoli. Ciucchino ha avuto una bella ragazza, una bella dragona. Sì, qualcuno vuole un pennarello per i figli. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
C'è anche il culetto. Meravigliosa. Ma è stupenda. È una bionda con la H, cioè. Sì, ma devi guardare il tasso. Il personaggio. Aspetta, aspetta, fammi vedere. Auguri bionda. Ah, eccomi, perfetto. Il sasso con le chiappe. È bellissimo. Fammi vedere le scritte che ci sono sopra. Gira, gira. Send me nudes. Scusa. È bellissima. Bellissima. È meravigliosa, ragazzi. È bellissima. Vai, vedi questa cannellina. Aspetta. Prendi di te. Certo. È un altro finto oppure? No, no. Stavolta è vero. Stavolta è vero. No, ripeti alla telecamera. È meraviglioso. È meraviglioso. E che fa questo personaggio super carino? Unikitty? Che fa? Ammazza tutti. Lei lo dice così. Ammazza tutti. Vai, comincia. Insulta. Vai. Le Wink fanno schifo. Non seguite, non iscrivetevi a questo canale orribile. Iscrivetevi al mio, The Lost Jade, che è più ci bello. Sono i tutorial. Vai, vai, provalo. Di qualche qualche stronzata, Giulia, qualche cattiveria. Vai. Tanto è che è cazzetto. Aspetta, fammici pensare. Ma qualunque cosa, quello che vuoi. Ma quella cazzo di Giulia, ma finalmente se n'è andata, porca puttana, non ce la facevo più. L'ho passata sui coglioni a tutti, guarda. Non ce la facevo più. Vai. Insultate Giulia, è a cazzeggio. È una stupida! Insultoni, siamo tornati all'asilo, che bello! Io non dico parolacce. Sei terribile. Oh, non dico parolacce. Non è vero. Insultate Giulia, cose a caso. Miu, te sei Giulia della Cina, ricordatelo. Giulia della Cina, sei tarocca. Sei una tarocca, ce ne state tarocchissime. Tu c'hai le extensions, sono finti le cavolo di capelli. Esatto, e poi li devi tagliare perché i fan vogliono che li tagli. Devi tagliarli ad Ania. E poi si dice Miu, non Miu. La ragazza che non è arrivata. Addentro, questo è per la teca. Perché hai messo una cosa piccante? Aspetta, che vuol dire? Questo, questo è per la betta? Quindi questo è mio? Sì. Quindi ok. Questi sono miei, tutti sì. E due? Ah! Piccantissimissimissimissimo. Aspetta, vado a prendere le altre cose. Porco. Senza bestemmiare, cosa hai da dire al Gesù pubblico? Piange. Gesù piange, è fortissima. Wow. E l'ho solo leccata. Oddio mio, è questa? Si lecca questa. È troppo piccante! Ma come piccante? Moriremo! Ce l'ho messa con voi! Sì, merda, sto morendo, l'ho leccata solo! Grazie! È normale! Non c'è niente! Io ho dato non faccio farlo vedere senza. No, ma come fai? Guarda, fai così! Ecco. Oh, guarda, brava Chiara! Oh, la Chiara è bravissima! Wow! Il mio è molto forte! Io so, guardate! Schiumate! Sì, sì, l'ho sentito leccando! Ho assaggiato, calcola, gli ho dato una leccatina così, morivo! Mi ha detto, non voglio piccante, ho messo extra banero, scusami! Extra? Ma dovevi farmi cagare a spruzzo stasera? No, c'è un goccio di... Vabbè, noi adesso mangiamo, quindi guardate Miu che si sbrodola. Sembra delizioso. È buonissimo. Io morirò. Usa pure la mia penna. Con gentile una wink passa all'altra wink. La penna. Sapete qual è la cosa bella di Rimini Comics? È Giada! L'alco! Io e Giada siamo al 30° cantiere. Sì, io se ne bevo un altro vado giù malissimo. Ci vediamo dopo questo. 151 andiamo alla dedica, facci vedere la dedica. Una super dedica bellissima. Comprate tutti Impossibile Amare. Chiara, salutaci. Ciao Massimo.
Mi dedicano tutti a darmi me. Che tristezza. C'è una musica fortissima. Ho un mal di testa allucinante. La capirosca. Voglio morire. E non lo so. La fiera è andata bene però. E siamo in chiusura. Praticamente mancano 20 minuti. E io sono ciucca, quindi parlo con una videocamera, che è molto strano. Sto anche pensando che abbia degli occhi, quindi questa cosa è abbastanza particolare. Perché sto parlando con una videocamera? Che fai, ti registri da sola? Sto parlando con la videocamera perché tu non mi caghi! Elisabetta Cifone non mi caga! Sono due ore che cerco di attirare la sua attenzione, non mi caga! Ho da fare, sono una donna impegnata! Ma vaffanculo! Rossella, amami! Brava! Ecco, almeno tu non sei compromettente. Io non c'entro nulla, però se ci tieni il dito che è... Amami, non ti squarciare l'occhio. Un occhio che non vede. Quindi adesso non venite a comprarmi copie perché vedo con un occhio solo. Vabbè, ma fai il guercio, è tutto più bello così, è bellissimo. E va bene. C'è la desolazione, il ragazzo diventa e basta. Saluta al vlog, bravo Fabrizio, renditi utile. Quello che le ragazze fanno in fiera. Ma quale confronto, piantala. Quello che io faccio in fiera. Guardate che meraviglia. Oh Mavis, che figa. I miei disegni. E poi basta, è finito l'ultimo. E niente, vediamo i miei, poi vediamo quelli molto, della festa. Ma piantala. Oh, cose porche. Qui cose che... Da-da-da-da. E basta, questo è l'ultimo, è nuovo questo. Ah no, forse c'era. Spoiler! In realtà lo vedrete già quando lo metterò in pagina questo qui. In realtà non è ancora finito. Vabbè. Metta i tuoi sketch. Dove sono i tuoi sketch? Non lavori, non fai un cazzo durante le fiere, cosa fai? Ho troppe dediche da fare, non ho grazie! Spaculo! Ultimo giorno prima di ripartire, in realtà il giorno dopo, siamo nel futuro adesso. Il giorno dopo il comics, stiamo andando a Bologna a farci un sushi. Scusate se ieri non abbiamo fatto il video finale, però stavamo smontando lo stand e poi siamo andati via, eravamo un po' in coma proprio per inerzia. Esatto. Quindi abbiamo detto vabbè, facciamo un video adesso e ci aggiorniamo poi probabilmente al suo uscita sicuramente. Siamo al Giappo e abbiamo preso poca roba, un sacco di roba e ne prenderemo ancora. Saluta il mondo. Ho fame. Io avevo appena puntato un gamberone, ma questo pure me l'ha rubato. Adesso come faccio? Cioè, perché non riesco, come posso fare? Che cosa farò della mia vita adesso? Io volevo quel gamberone. Ce ne sono altri. Ci hanno provato, ma... Gamberone, sei mio? E ne prendo pure un altro, guarda. No, scusate, ma queste bamboline sono meravigliose. Cioè, anch'io. Sono felicissime. Aspetta. Devi essere più felice mentre lo fai. Per uccidere i passaggi. Sì, la droga. Noi diciamo sempre che c'è la droga nel sushi, infatti. Abbiamo mangiato
un quintale tutto, di sashimi, tutto quello che c'era. No, comunque vabbè, le amo, basta, sono le mie best bamboline preferite. Soprattutto quella verde. No, quella rosa, guarda com'è felice quella rosa. Quella è verde, è più felice, è anche un po' satanata quella verde. Siamo in stazione a Bologna e stiamo aspettando i nostri rispettivi treni con molta tristezza. Nel frattempo stiamo leggendo, vediamo se riusciamo a farveli vedere, i messaggi che ci arrivano. Pochi spoiler. Troppo spoiler. Comunque i messaggi che ci stanno arrivando per i volumi. E sono un sacco di cuori verdi. E rosa. Verdi. Rosa. E ci stanno sommergendo, cioè ci state sommergendo di messaggi, siamo felicissime. E grazie di tutto. E il vlog finisce qui. E adesso sarà il momento degli addii. È il momento, ci dobbiamo salutare. E va bene, un braccione. E niente, il vlog è finito, andiamo in pace. Grazie di averci seguito e vi mandiamo un bacione. Ciao dalle Wii.